sveglia sul letto è quella di un lungo viaggio. E tu senza dir niente hai trovato il coraggio. Cari telespettatori, buongiorno, buon venerdì 29 gennaio. Che bello rincontrarvi. Oh, ieri abbiamo avuto un grande, un grandissimo artista, mi ha fatto venire i brividi tutto ieri sera. Ho pensato molto a questo personaggio che ci ha fatto rivivere questa emozione in Unplugged meravigliosa. Grazie NDG per aver partecipato alla valigia degli artisti. Siamo stati molto molto felici di rivederti. Bene, passiamo ai ringraziamenti chiaramente all'International Artist di Franco e Mimmo Catullè. Un saluto in particolare a Franco, ti voglio tanto bene. Ecco, e poi facciamo un ringraziamento alla Sony Music di Sergio Soldano e Rita Costa. Un ringraziamento a Carlo Oliva alla regia e Thomas Lanzi alla regia audio. E poi il ringraziamento doveva farlo all'Acquarina in Bocca, ristorante e pizzeria in via Lodia Melzo, dove la qualità e la serietà sono all'ordine del minuto. Andate lì, si mangia da Dio, sono delle persone straordinarie. E il salone di bellezza, ma quanto è bello, ma quanto è bello quel salone di bellezza dell'Angela, eh? Il bello di lei, il bello di lei, in via di Puglia, il centro estetico, il solarium, cioè in teoria entrate sfasciate e uscite che siete nuovi, ecco. Sono molto contento che siete entrati a far parte della famiglia della valigia degli artisti. Bene, allora arriviamo alla puntata di oggi, di questo venerdì, una persona estremamente straordinaria. Noi sai che andiamo, come voi sapete, cari telespettatori, andiamo a recuperare gli artisti che purtroppo non sono in prima linea, però sono quelli che ne sanno di robe, hanno un bagaglio di cultura incredibile. E oggi abbiamo in studio un ospite graditissimo, che è un musicista compositore, lui si chiama Sergio Conte! Ciao Rudy! Ciao, ciao, bene, 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 Sergio. Fa freddo, incredibile. Fa freddo, va. Siamo, purtroppo l'hanno detto, il meteo, che ci uccideva in questi giorni, voglio dire. È normale. Buonasera, allora, a tutti. Oh, che bello. Quella è la tua telecamera, caro. Io so che tu hai un bagaglio di storia incredibile. Sono molto, innanzitutto ti ringrazio per essere intervenuto alla valigia degli artisti. Fa sempre molto piacere sentire dei personaggi, la storia dei personaggi. Perché la storia rimane sempre la storia, non bisogna mai dimenticarla. Ma non è la storia perché le date sono antiche, la storia del bagaglio culturale musicale che ha questo personaggio è straordinario. Bene, caro Sergio, vuoi raccontarti un po'? Cosa posso dire di me? Posso dire poco e tanto, nel senso che negli anni 60 sono stato protagonista con dei gruppi complessi, si chiamavano una volta, suonavamo con i Camaleonti, con i Quelli, con diversi gruppi, ho fatto delle tournée con Raffaele Pisu, eccetera, sino a quando poi sono andato sotto le armi e ho navigato con l'Amerigo Vespucci. Che cosa facevo sulla nave secondo te, Rui? Il marinaio? No, facevo il maestro concertatore militare sotto la leva. Sulla nave gestivo la musica della Marina Militare Italiana. Ma tu sai che mi hai detto una cosa molto curiosa che io non sapevo, ma penso che in tanti, perché poi tra l'altro se non erro in quei tempi o magari era già, però si facevano 21 mesi, no, o 20, 24. 24 mesi. 24. A seguito del servizio militare sono entrato a far parte di un gruppo, cioè è nato il gruppo rock d'avanguardia denominato Jumbo, con cui abbiamo fatto tournée dappertutto, abbiamo suonato con i Genesis, abbiamo suonato con i Van der Graaf Generation, con chi più ne ha più ne mette, insomma. Il nostro nome come gruppo è stato affiancato ai più grandi. Abbiamo trovato su un'agenda il mio nome, Sergio dei Jumbo, organo, perché una volta si suonava l'organo Hammond. Hammond, con Clasco Leslie. Insieme a Jimmy Page, Jeff Beck. Ma cioè, incredibile questa cosa. Per cui è stato molto, molto emozionante ritrovarmi affiancato a questi nomi. Con i Jumbo, ripeto, abbiamo fatto tournée e ancora adesso esistono i Jumbo, in quanto facciamo degli eventi che ricordano la musica prog, viene denominata oggi,
e ci ritroviamo ancora. Infatti abbiamo un evento tra il 5 febbraio come Jumbo. Ecco, comunque, questo, il 5 al di febbraio, là, questo evento cosa fate? Cosa... Suoniamo. Suoniamo una versione acustica di quello che facevamo negli anni 70. Cioè fate un remember così musicale. Sì, siamo stati invitati da questa manifestazione. Musica Milano si chiama. Musica Milano, sì. Bello. Sì, siamo stati invitati in questa manifestazione da un raduno di giornalisti, eccetera, eccetera. E che cosa posso aggiungere? Negli anni 70 sono stato protagonista appunto con i Jumbo, poi sono stato costretto a lasciare i Jumbo perché ho avuto un'offerta per musicare una rock opera del regista Damiani. E nel frattempo sono entrato a far parte di un gruppo pop capitanato da Mario Lavezzi. Mario Lavezzi, grande Mario Lavezzi, tutti, no? Regia Mario Lavezzi. Flora, Fauna e Cemento. Un applauso a Mario Lavezzi. Con Flora Fauna e Cemento ho realizzato un album in cui mi sono ritrovato a cantare, anche perché prima suonavo soltanto, per cui mi sono ritrovato a cantare anche con Flora Fauna e Cemento, e a seguito di questo progetto mi sono innamorato di un'americana e sono partito, sono andato negli Stati Uniti con i miei dischi, con i miei album dei Jumbo, ricevuto con tutti gli onori dalla CBS, da piuttosto che altre grosse compagnie. Ho suonato al Village, dove suonava Bob Dylan e Simon Garfunkel. Ma incredibile, un'emozione incredibile. E ho fatto l'emigrante, suonicchio anche un po' la chitarra, sono un tastierista, pianista, eccetera. Sono arrivato a New York come emigrante e volevo trasferirmi a New York. Le possibilità c'erano e non c'erano, alla fine la mia ragazza americana ha voluto rientrare in Italia e siamo rientrati. Volevamo fare un duo e a seguito di questo duo ci siamo lasciati, perché purtroppo quando si coniuga il lavoro e l'amore si va a finire dove si va a finire. Insomma. Sì, in realtà sono poche le persone che riescono a mandare avanti un progetto artistico essendo anche una coppia, oltre dell'arte. Questa cantante è una cantante americana che è ancora famosa oggi, si chiama Linda Jo Rizzo, fa musica dance. Italo-americana allora? Sì, di origine italiana, sì. Sa, Rizzo sicuramente è siciliano. Sì, esatto. È un classico cognome siciliano. Sì. Ma la potete trovare comunque perché è ancora operativa. E niente, quindi l'album con la Flora Fauna e Cemento. Rientrando dagli Stati Uniti, incontro i fratelli Tirelli, che si chiamavano anche La Pera, e con loro decidiamo di fare un progetto sperimentale rock space, amo definirlo, e incontriamo Roby Matano. Ciao Roberto! Lo scopritore di Lucio Battisti, che devo dire che ha sempre una marcia in più perché ci aveva visto giusto, ed è stato forse l'unico che in quel momento lì ha creduto a questo progetto, perché era veramente un progetto al di fuori da quello che poteva essere l'immaginario. Ha avuto la credibilità veramente da parte di tutte le discografie. Tutti ci davano tutto. Poi abbiamo fatto questo album, questa operazione grandiosa, che poi è stato un grandioso flop, ma il grandioso flop purtroppo perché in Italia ne parlavo oggi con Sergio Soldano, sì. hanno timore di fare le cose, dobbiamo sempre scimmiottare quello che fanno all'estero, non riusciamo a tenere la nostra personalità, non riusciamo a portare avanti le cose che vogliamo fare, e per cui anche quello è stato un flop, insomma. A quel punto lì, demoralizzato, mi sono ritirato e sono andato a vivere a Taormina a fare windsurf. Perciò ti sei ritirato nel 77, no? Non ritirato, continuavo a suonare, male. Sopravvivevo suonando il pianoforte, eccetera, e facendo il maestro di windsurf, un'esperienza grandiosa e grandissima. E finito anche quel periodo, torno a Milano e decido di riprendere in mano la mia situazione. E per riprendere in mano la mia situazione sono invitato al premio Danzi. Per il premio Danzi, Danzi è l'autore della O mia bella Madonnina, e tutti gli anni facevano questo evento, eccetera. Sono stato invitato e per il premio Danzi ho scritto una canzone stupenda, meravigliosa. Milano che ti porti addosso. Se volete potete andarla a sentire su YouTube, c'è un video molto bello, eccetera. Beh, posso dire sì. Una cosa? Scusami se ti interrompo. Ecco.
Io abitando a Milano, ultimamente mi è uscito fuori un monologhino che non lo so, è proprio l'area di Milano che fa scrivere le cose belle. Io ci credo molto in questo perché l'ho chiamato un recital song, perché c'è un ritornello cantato molto molto carino e poi c'è chiudi gli occhi, vivi Milano. Perciò Milano porta sempre a scrivere delle cose carine. Grazie Milano. Ma è curiosito e non vedo l'ora di sentirla questa. Scusa se ti ho interrotto. No, figurati, è stato un piacere. Vai caro. Vai. A seguito di Milano che mi porti addosso, mi sono messo a scrivere canzoni per bambini. Ah, che bello. Mia figlia ha una voce stupenda. E da papi, Giorgia. Papi, sì, Giorgia. Mia figlia ho una voce stupenda, mi sono messo lì a scrivere con lei, eccetera, sino arrivare poi a preparare nel tempo, senza nessuna fretta, continuando a scrivere, eccetera, a sopravvivere con la musica, suonando in locali, eccetera, come i colleghi che si sono esibiti in questi giorni qui da voi, eccetera, certo. Anche perché dobbiamo sopravvivere in qualche modo. E le canzoni per bambini e sino ad arrivare al progetto La musica che c'è, che è il mio ultimo progetto, che vede brani cantati seguiti da un brano strumentale, che è un po' l'indirizzo che voglio prendere, in quanto ho avuto esperienza di arrangiamenti anche con Roby Matano, gli ho fatto diversi arrangiamenti, eccetera. Questo tuo progetto, se non erro, correggimi se sbaglio, è partito nel 2012. Sì, siamo già arrivati al 2012. Siamo arrivati al 2012 e nel 2012 ho cominciato a preparare questi brani. Ci ho messo un po' di tempo perché quando faccio le cose io sono lento, però ritengo di farle abbastanza bene, eccetera. E il progetto si chiama La musica che c'è. Il brano che mi rappresenta maggiormente in questo periodo della mia vita è Without Words, a seguito di un raggiungimento mio di vita, in quanto mi sono ritrovato di fronte a molteplici situazioni a dire non ho parole di tutto quello che succede, di come vanno le cose, di quello che è la vita, di quello che viviamo, insomma, che ci viene proposto, per cui Without Words è il brano che mi rappresenta e il mio progetto. Che bello! Ma dove possiamo... Allora, il mio progetto è in vendita su iTunes, in alcuni negozi, su Amazon, okay. Piuttosto si può ascoltare su YouTube interamente, eccetera. C'è il video, official video di Without Words, ma ci sono anche i brani, insomma. Devi ringraziare qualcuno in particolare che ti ha aiutato. Devo ringraziare Roby Matano. Roby Matano e Sergio Soldano che mi ha portato qui oggi. Ecco, no, certo, no, ma soprattutto il video, è intervenuto qualche... No, ho il mio ufficio stampa, è un personaggio che ho conosciuto in una radio privata, che ho ritenuto molto valido, l'ho preso come ufficio stampa. Bravo. Marco Cerani. Ecco, vedi, bravo, visto che dovevi ringraziare qualcuno. Marco, bravo. Perché lo so. E devo ringraziare anche, scusatemi, non so se posso dirlo, Radio Video Music. Certo che puoi dirlo, persona di Raimondo. Bravo, grazie. Che bello, che bello. Sono molto contento. Senti, io so che adesso tu ci presenterai, non chiaramente, qui manderemo un format di un brano strumentale di questo progetto. E sono rimasto d'accordo con Sergio di tornare qui, sì? E fare una performance live. Ma certo. Con altri elementi che mi accompagneranno. Ma noi siamo felicissimi perché il primo approccio, questo è il nostro primo approccio, chiaramente con te, caro Sergio, alla Valigia degli Artisti. Adesso noi maniamo il format, è normale, perché facciamo capire lo spessore di questo grande artista che oggi è ospite alla Valigia, però nelle prossime settimane chiaramente faremo l'esibizione vera e propria e noi non vediamo l'ora di vederti in azione. Sicuramente per un personaggio così capita, sono quelle persone che hanno un bagaglio di cultura impressionante. Bene, regia, pregherei gentilmente di mandare questo format, questo contributo a questo grande artista, a Sergio Conte. Ok.
piaciuta molto questa cosa. Grande pezzo, ma che bravi, grandissimo, un applauso, regia, ma soprattutto uno strumento che io adoro, che è il sax, e il sax lo suonava sua figlia Giorgia, facciamogli un applauso, molto molto, regia, gentilmente. Bene, caro Sergio, purtroppo il tempo è venuto è tiranno, come sa la valigia degli artisti, è un format di 20 minuti, ti prometto che a breve ritornerai e ci farai questa esibizione. Grazie. Grazie Sergio, sei stato un ospite graditissimo. A presto e tanto lavoro, tanto lavoro. Allora, siamo venuti alla fine, una saluta a tutti, alla Sony Music International Artist, a Carlo Riva, a Thomas Lanzi alla regia audio, all'Acquarina in Bocca, al ristorante pizzeria a mezzo in via Lodi, al bello di lei, ma che bello, a in via Re di Puglia, la Celangela, un salone di bellezza, andate lì che vi coccola, mi raccomando, noi ci vediamo lunedì e non mancate, nuovi, la settimana prossima avremo degli ospiti meravigliosi, come questa settimana. Vi abbraccio, vi voglio bene, mi è passata una settimana in grazia di Dio, un saluto soprattutto a RTB Network, a Ignazio Baresi e a tutta l'emittente. Un bacio caloroso e affettuoso da Rudy, ciao!
valigia sul letto è quella di un lungo viaggio. E tu senza dir niente hai trovato il coraggio.